Bello, sono curioso, voglio vedere quest'uovo nuovo di Ciccio Gamer. Vabbè, ma non penso sia tutto questo granché, cioè di solito gli youtuber fanno quelle uova commerciali. Ci fai proprio, mamma mia! In collaborazione con un'azienda siciliana. Io sono siciliano. Devo assolutamente avvisare Vale. Siccome sto vedendo il video Ciccio Gamer dell'uovo che ha fatto con Sicily Addict e dicono che è buonissimo. Comunque l'ho comprato. Wow, sembra veramente buono. Ma che hai fatto? Ce l'hai già comprato? Te l'ho detto, subito. Vedi un video e ti fai coinvolgere subito, così lo compri subito. Ciccio, eccolo qui, il tuo buonissimo, almeno finora sembra buonissimo, uovo di Pasqua. Cioè, non ci posso credere, ha visto un video e si è fatto già condizionare e l'ha comprato all'istante. Sì, assolutamente. Oddio, non vedo l'ora di assaggiarlo. Allora. Sembra un bambino quando arriva la Pasqua e vede l'uovo di Pasqua, uguale. Ciccio e suo fratello mi hanno convinto in un nanosecondo, proprio come gli ho scritto con il mio account personale di YouTube, gli ho scritto un commento. Lui mi ha pure risposto dicendomi di fargli sapere. E quindi ho preso... Quindi siamo qui per fartelo sapere. Esatto, ho preso alla lettera le tue parole e siamo qui per farti sapere cosa ne pensiamo del tuo uovo di Pasqua. Io come giudizio sarò più neutra perché... Perché lui è proprio un fan, io sì, so, cioè lo conosco, ho guardato qualche video, però non mi faccio condizionare. Allora, io sì, è vero, seguo Ciccio da tanti anni, però devo essere neutrale, cioè se non mi piace, devo dirlo che non mi piace. Anche se a guardarlo tipo l'acquolina in bocca perché sembra super buono, però in vediamo. In collaborazione con un'azienda siciliana questa cosa noi ci fa siciliani, piacere. Noi siamo siciliani quindi strafelici di questa ci cosa. Ci fa piacere questa cosa. Iniziamo ad aprirlo e vediamo che si trova qui, prima di tutto, una sacca a poche. Fammi vedere che c'è scritto. Ah, questa! No, questa è la Ciccio Bueno, ok? Ma qui c'è scritto dolce bueno. È la Ciccio, è crema Ciccio Bueno. Okay, è stata crema battezzata Ciccio così. Bueno. Mi auguro che tutto ciò sia dietetico, perché... Sì, certo, è dietetico, no? Non siamo tutti a dieta. Siamo è dietetico, scusami, vero? Se Ciccio e suo fratello erano a dieta mentre lo mangiavano, penso che sia dietetico. Perfetto, quindi ci affidiamo e quindi è dietetico. Io sono pure a dieta, quindi ok. Ecco come si presenta l'uovo. Sembra piccolo. Sembra piccolo, ma andiamo. Bello consistente. Dai, non cominciare con le critiche, no, 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 però. Mi aspettavo se lo fosse un pochino più grande. È 250 vabbè. Grammi. Vediamo, dai. Dobbiamo specificare che non c'è la sorpresa. Ciccio ha voluto specificare che la sorpresa non c'è per i costi. Ho preferito avere più qualità della cioccolata, dimmi se sbaglio Ciccio, e togliere la sorpresa. Beh, effettivamente se si vuole puntare sulla qualità è ok. Però la prossima volta farlo più grande, così dico, un consiglio da me. Allora, cerchiamo di romperne un pezzo, non tutto, perché se no ce lo mangiamo tutto. Sì, infatti. Anche questa. Ok. Cerchiamo di non metterla tutta, perché la voglio portare pure a casa e farla assaggiare anche a casa. Ok. Quindi è ricoperto... Senti l'odore. Sono nocciole, cosa sono? No, è qualcosa di sbriciolato, ma non capisco cosa. Non c'è scritto qui. Ho voluto avvicinare un po' la videocamera perché voglio far vedere da vicino questa cioccolata. Dicevi? Sono un po' rimbambita perché sono cereali. Non ci voleva molto per capirlo, vabbè. Esatto. Questa come la apriamo? Con le forbici. Ok, io spacco l'uovo. Ah, ok, loro. Allora, lo spessore diciamo che non è né tanto spesso e né tanto sottile. L'odore c'è, io direi di assaggiare prima la cioccolata così. Ciccio l'ha detta grossa, ha detto che è l'uovo più buono che lui abbia mai mangiato in vita sua. Ho delle altissime aspettative. Andiamo, 3, 2, 1. È particolare. È buono. È proprio buono. Assaggiarne un pezzo dolce la cioccolata bianca. È buono perché non ha quel lato dolciastro, è equilibrato. Secondo me è buono perché si sposa bene con i cereali, cioè... È tutto, non ve lo so spiegare. Se c'è la parte crunchy, tu esatto. Dici che vuoi assaggiare questa parte, sì. Vero? Assaggiamola con la crema. Mamma. Lo spacchiamo a metà. Adesso ragazzi, il momento food porn. Aspetta che lo prendo da vicino. Eccolo qui, questo è il pezzo di cioccolata che andremo a mangiare. Vado a fare la magia. Non vedevo l'ora di fare questa cosa. Mamma mia. Mamma mia, non vedevo l'ora, non è vedevo l'ora. Tantissima. No, io direi di mettere un altro poco. Troppo curiosa di assaggiarlo con okay. La crema. Prendiamone un pezzo, tipo cucchiaio. Mamma mia, vai. L'odore, togliamo. Oddio, l'odore è quello. L'odore oh, è sì. Quello. Ok.
cavolo. Non lo so. No, raga, è impossibile. Cosa? No, è buonissimo. E io non sono molto amante del dolce, ma è troppo buono. No, lo dovete assaggiare, cioè. No, raga. Impressionante. Per me, super promosso. Ma poi questa idea della crema è geniale, secondo me. Sto a dieta. Non ti puoi descrivere? Oddio, ma questa fetta del cioccolato bianco è troppo buona. Ciccio. Hai ragione. Mi sei compiuta. Ti faccio i complimenti per l'uovo. So quanto ci tieni. Quanto ci tieni appunto a dare qualità a ciò che proponi. Proprio per questo mi hai convinto in un anno secondo. Sono tutto sporco. Ho molta fiducia nelle tue parole. Infatti è veramente buono. Spero che questo video vi sia piaciuto. Una cosa che volevo dirgli è solamente il prossimo anno farlo più grande, perché è davvero troppo buono e è brutto pensare che sta per finire. È vero che uno non ci basta. No, mi sa che... no. Ciccio, uno non ci basta. Detto questo, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ciccio, se hai visto questo video, lascia un commento. Io vado a finire questo pezzo di cioccolata. Ragazzi, ragazzi, dovete assaggiarlo. Quindi, chiunque sta vedendo questo video, dovete assaggiarlo. La copertina. Con la scatola, possiamo vedere. No. Ciao, è davvero da squaglio di tonsilla comunque.